Intanto buonasera a tutti gli amici, soci nostri, finalmente dopo molto tempo sono felice di vedervi nonostante la malattia ancora che prende ancora corso, speriamo di no, e comunque siamo tutti riuniti, vi abbraccio tutti con il cuore con la Presidente Mimi Pollastri e la Vicepresidente Elisa De Luigi. Allora, finalmente è arrivato questo momento. Dopo tanto tempo che desideravo presentare il professore, oggi finalmente siamo riusciti ad avere il professore. Dunque, presento a voi il professore Emilio Spericato, già direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Bergamo. Da molti anni attivo anche in ricerche di carattere storico, astronomico, religioso e musicale. Ha al suo attivo circa una ventina di libri. Alla fine, se volete, potete fare anche delle domande su questa tematica, su queste tematiche. Salutiamo anche la signora Angela, sua moglie che è venuta, e la signora Isabella che è venuta col professore Spericato, e tutti voi naturalmente. Buon lavoro. Prego. Allora, parlerò oggi di questo mio secondo libro di incontri del mondo della lirica, sono 108, il 108 ha un significato speciale, ma la cosa porterebbe molto lontana. Comunque, fra i miei libri previsti nel futuro c'è anche un libro sui numeri rituali, fra i quali c'è il 108 e la loro derivazione da eventi astronomici in un passato relativamente di qualche migliaia di anni fa, sperimentazioni di eventi catastrofici da parte dell'umanità. Bene, come è stato detto, io ho una laurea in fisica, ho fatto poco il fisico, più che altro il matematico, dove ho avuto anche un dottorato in Cina, che è stato, credo, il primo in assoluto ottenuto in Cina da un non cinese, e fu anche cambiata la legge cinese permettendo la discussione della tesi di dottorato in inglese e non in cinese. Forse sarebbe stato meglio farlo in cinese, sarei stato più stimolato a studiare il cinese. E il mio incontro con la musica ha una base remota nel fatto che da ragazzo studiai pianoforte per 9 anni, cominciando a 8 anni, da un'insegnante russa, era una di 3 sorelle, la sorella Zambelli Kirpichev, che nel 1936, con la madre, anche lei pianista, lasciarono il loro palazzo di Pskov, vicino a San Pietroburgo, a Leningrado allora, dopo che il padre italiano era stato fucilato, era uno del 1,5 milioni di fucilati da parte di Stalin, e la madre era una nobile, cedendo il palazzo ebbe il permesso di venire in Italia. La sorella era una pianista concertista molto brava, conosceva Prokofiev, e in Italia fu lei a debuttare le opere di Luciano Chailly. Smise di suonare tuttavia quando il figlio, che parlava male di Stalin, per questo fatto probabilmente fu buttato sotto il treno alla Bovisa, perdendo la vita in quell'evento. E attualmente la casa loro a Pskov, che era stata devastata durante la rivoluzione, è stata restaurata, con il parco diventato museo della scienza, dedicato a un loro avo che è stato uno dei grandi scienziati dell'Ottocento. E attualmente sono in contatto con il direttore Fabio Mastrangeli, allievo di Molinari Pradelli, che da una decina di anni lavora in Russia perché possa essere debuttata a Pskov l'opera La Tunguska Misteriosa, basato su un libretto che io ho scritto, e questo nell'ambito di possibili eventi italo-russi in cui siano coniugate un aspetto scientifico e un aspetto musicale. Quindi un evento scientifico dedicato allo studio degli impatti di asteroidi sulla Terra e di esplosioni del tipo Tunguska, nel 1908 ce ne fu un in Siberia molto importante, associati anche a un'opera che abbia riferimento a questi fatti nella storia naturale della Terra. Quindi successivamente si potrebbe pensare ad un evento dedicato ad Atlantide con
l'esecuzione dell'opera di De Faye Atlantida, che ha avuto finora molto poche esecuzioni. Quindi quello è stato il punto di partenza, ma l'interesse, diciamo, musicologico, fra virgolette, per la lirica è più recente, è nato una ventina di anni fa, quando un cugino mio, che adesso ha 92 anni, mi ricordò che mio nonno parlava non le 8 lingue di cui si diceva a casa, ma ne parlava circa 25, che si era imparata, di cui 17 orientali e 8 europee, le aveva imparate quando faceva il marinaio sui mari fra Genova e l'Oriente. All'età di 10 anni mio nonno, che era scappato dalla casa dei genitori, che erano contadini e coltivatori di vite nella zona di Mongardino, era andato a lavorare come così in un albergo a Torino, dove fu rintracciato. Il proprietario dell'albergo disse: lasciatelo qua perché ha un buon orecchio per le lingue. Ci fu poi alla morte di Garibaldi un evento a Genova, lui andò a Genova, trovò una nave che prendeva i mozzi e si imbarcò, e quindi imparò viaggiando a un certo livello le lingue, aprì poi un albergo in Inghilterra e un albergo a Milano, e in questo periodo, arrivato a Milano, veniva ogni tanto chiamato come interprete alla Scala, dove conobbe Toscanini e dove divenne soprattutto amico di Aureliano Pertine, che andava spesso a suonare e cantare, era Pertine ai suoi inizi, nell'albergo che il nonno aveva in via del Lazzaretto, che esiste ancora come albergo Siena, ai suoi tempi si chiamava albergo Monte Bianco. Bene, questo fatto ha attivato un interesse per la lirica, che ho iniziato leggendomi 7 libri su Toscanini e riuscendo poi a risolvere quelli che erano i 2 problemi considerati aperti da Arvi Sachs relativamente a Toscanini, che sono i seguenti: perché Toscanini ruppe l'amicizia con Alberto Erede, e esistono o no delle lettere delle amanti di Toscanini scritte a lui? Allora, sulle lettere delle amanti ce ne sono più di 100 che sono state pubblicate da Arvi Sachs, che le ebbe, tra l'altro senza autorizzazione, le pubblicò dalla nipote di Toscanini, Emanuela Castelbarco, che io ho conosciuto nel corso di questi eventi, e io ho trovato una lettera scritta da Rosina Storchio, poco prima di morire dall'ospedale dove era malata, scrisse a Toscanini, che era il padre del figlio che lei aveva avuto, che era un figlio spastico, anche violento, eccetera, morto a 16 anni, e gli scrive ricordando, ringraziandolo per quello che aveva fatto dal punto di vista musicale e dicendogli che lo attendeva in cielo. Questa lettera l'ho trovata al museo dedicato così da Storchio, che era stato aperto da un nipote, Dordoni, a Dello, vicino a Brescia, e che adesso è stato trasferito a Brescia, credo. Quanto alla storia della rottura con Alberto Erede, ho avuto la risposta da Marco Erede, uno dei 2 figli di Alberto Erede, l'altro è l'avvocato Sergio Erede. Marco Erede era stato mio compagno al liceo Manzoni e poi all'università fisica, aveva poi lasciato gli studi di fisica per iniziare una carriera di direttore, che dovette smettere per dei problemi all'udito, problemi rari ma noiosi, ovvero una nota veniva identificata come una certa nota dall'orecchio destro e come un'altra nota dall'orecchio sinistro, per cui diventava un direttore un po' difficile manovrare in questa situazione. E lui mi disse che il padre aveva informato Toscanini che intendeva divorziare dalla madre, che era Edi Maresco, e il Toscanini gli disse: guarda che il matrimonio è per tutta la vita, se tu divorzi non puoi più essere mio amico, eccetera eccetera. E questo nonostante Toscanini non fosse il massimo della fedeltà, ma la nipote mi ha detto che non era colpa sua, erano le donne che gli cadevano fra le braccia e lui ovviamente da gentiluomo non poteva respingerle.
La Edi Varesco poi divenne il primo manager musicale che fece venire in Occidente dalla Russia personaggi come Richter e Rostropovich, diciamo dall'Unione Sovietica. Fra l'altro Richter divenne amico di Marco e suonava sul suo pianoforte, pianoforte un Pleyel degli anni 30 che la Edi Varesco poi regalò alla sua allieva Franca Fabbri, che io conosco da molti anni e su cui aveva suonato anche Richter, quindi questo, ed è il pianoforte che viene usata dall'accompagnatrice delle cantanti che da 2 o 3 anni vanno a studiare da Franca Fabbri, la quale non aveva mai voluto assolutamente insegnare, poi per insistenza di un amico ha cominciato a insegnare e si trova molto realizzata ed è considerata anche una brava insegnante. Accanto a questo interesse, diciamo, per la lirica, ho poi iniziato tutta una serie di incontri nel mondo della lirica. Credo di aver incontrato finora circa 300 persone, alcune una sola volta, altre anche molte volte, di alcuni diciamo sono anche diventato amico, qualcuno non ha voluto essere incontrato per vari motivi, alcuni perché è passato molto tempo e trovandosi non più nella situazione fascinosa di cantare alla Scala o in teatri prestigiosi, non volevano diciamo ritornare ai ricordi che era una certa componente di tristezza, altri per altri motivi. C'è stata una cantante, la Marin Pietri, che mi ha detto che non voleva cantare perché io avevo intervistato una certa cantante, di cui non vi dirò il nome, che era nota per rubare il marito alle colleghe e quindi non voleva comparire nel libro insieme a questa cantante che in realtà non lo rubava, ma lo prendeva in prestito, ma quindi poi lo restituiva così. Ma se lo deve dire il nome. Vabbè, e il nome ve lo dirò poi, il nome lo conosce la signora Pizzoli e va bene. E allora, benissimo, e come ho incontrato, sono entrato a contattare una stella della lirica. E devo dire, mia madre e mio padre ogni tanto andavano alla Scala e ricordo che una volta avevo chiesto a mia madre: ma senti, chi sono i cantanti migliori? E lei disse: fra gli uomini Gigli e Schipa, siamo agli anni 50 e 60, fra le donne la Tebaldi e la Olivero. E poi disse: beh, ci sarebbe anche la Callas, che ha una voce un po' speciale, però così. Bene, circa poco più di 20 anni fa, lessi su Panorama l'inaugurazione del Museo Diocesano a Milano, in cui c'erano 2 sale piene di quadri, arte sacra del 300 e 400, donate dall'avvocato Alberto Crespi, principe del Foro milanese, direttore dell'Istituto di Scienze Giuridiche, avvocato di Cucce di De Benedetti, specialista in questioni così di alto valore finanziario, ma inoltre era stato anche pianista, diplomato in pianoforte nello stesso anno di Luciano Sciai, fu per decenni l'organista alla Scala durante i giorni feriali, aveva a casa lui un pianoforte Steinway che smise di suonare il giorno stesso dell'esame di pianoforte, dove suonò il secondo tempo della K488 di Mozart, che è un tempo molto molto speciale, e aveva anche a casa un organo che adesso non suona più per motivi di artrite, ha 100 anni attualmente e passa gran parte della giornata ancora a dare consigli legali a chi gli telefona da tutta Italia, un organo con 1500 canne che sono già abbastanza, anche se vi disse il Duce regalò al Duomo di Milano un organo che ha 14.500 canne e sette tastiere, che viene usato raramente perché ha un suono così potente che potrebbe addirittura danneggiare strutture del Duomo, così mi è stato detto. Ebbene, quando fu inaugurato il museo, l'articolista di Panorama osservava che nessuno aveva citato o ringraziato Crespi per la sua donazione del valore di 100 milioni di euro. Quindi ebbi l'idea di cercare Crespi, lo trovai sulle pagine bianche, telefonare, di dargli il mio ringraziamento di cittadino, eccetera, eccetera. E niente, ci mettemmo a parlare e lui mi disse:
disse che conosceva Mario di Oliveira e che poteva presentare a Mario di Oliveira. Difatti qui avvenne il primo incontro con lui a casa di Mario di Oliveira, che è stato il punto di partenza per questa attività. Io ho frequentato la Oliveira per circa una decina di anni, sino ai suoi 100 anni, sino quando lei, che andava sempre a soldo in montagna nella loro casa, da cui faceva tante escursioni, cadde, era da sola, non c'era nessuno negli appartamenti vicini, si ruppe il femore e impiegò 10 ore per andare a raggiungere il telefono e chiamare qualcuno. Ecco, quindi questo le è successo, quindi quando si è da soli a volte possono capitare dei problemi di questo tipo. E niente, fra l'altro poi lei passò vari mesi all'ospedale di Merate, dove andava da lei quasi tutti i giorni uno studioso di lirica, che è il raccoglitore delle cronologie e alle quali tutti si rivolgono quando hanno bisogno di scrivere la biografia di qualcuno e vogliono una cronologia dettagliata. In questo momento lui sta lavorando con Elisabetta, con una signora, che sulla biografia della Cossotto, la quale è stata una grandissima cantante, ma è molto disordinata e non ricorda quasi niente, confonde un po' tutti i teatri in cui ha cantato, eccetera, eccetera. Va bene. Da lì nacque l'idea di scrivere su questi incontri che si sono attivati, e quindi è nato un primo libro, poi L'appetito viene mangiando, comunque ho continuato con un secondo libro, farò ora una selezione che dovrebbero essere 72 voci dai due libri, con l'aggiunta di un piccolo bonus in cui ho al momento già Toti dal Monte, ricordata dal nipote. Poi ho incontrato recentemente, ho già preparato la parte relativa a Enzo Samaritani, il fondatore di Arciliuto, che è un mix di, non è propriamente lirica, però le canzoni napoletane sono state definite da Wagner i leader italiani, e quindi come i leader di Schubert e di altri possono farsi rientrare nella lirica, è così. Si può anche, volendo, stendendo, fare rientrare anche le canzoni napoletane, quindi un certo tipo di musica, i margini, diciamo, i confini fra le varie aree sono sempre un po' fluidi e definibili in vari modi. Poi avrò anche un 103enne, Anton Coppola, compositore e direttore, che io scoprì in un articolo scritto probabilmente dal figlio del mio professore di liceo, Mamone, e l'ho trovato anche questo, l'ho trovato su una rivista, e il quale fu da me contattato quando aveva 102 anni, era noto che aveva composto un'opera a 101 anni, che fu poi debuttata in una decina di teatri del mondo, ed è morto poi a 103 anni, ho due sue lettere, quindi ho il materiale per questo incontro. Si chiama Anton Coppola, di lontana origine dalla Basilicata, ed è lo zio del regista Francis Coppola, che è stato il regista del film Il Padrino, e che io vorrei mettere in contatto con Gina Lollobrigida, perché ricavi dall'autobiografia di Gina Lollobrigida un film che potrebbe avere come titolo La Madrina. La Madrina delle Arti, da una parte, Il Padrino delle Mafie, dall'altra, quindi una giusta contrapposizione. Sto anche lavorando a un libro su incontri nel mondo del pianoforte, in cui avrò anche come incontri speciali un po' mediati quelli con Friedrich Nietzsche, che era compositore e pianista. Quando incontrava Wagner passava un'ora insieme a suonare i romani, e recentemente sono state pubblicato un CD con sue esecuzioni per pianoforte che ho trovato assolutamente meravigliose. Mi ricordano un po' lo Scriabi, ma lui scrive prima di Scriabi, ha questa dimensione molto complessa e fascinosa. Un altro personaggio di questo tipo
che vorrei avere nel libro è Charles Valentin de Berlioz, il figlio di Maria Garcia Malibran, che studiò pianoforte con Thalberg, il grande pianista, diciamo, del tempo di Liszt, che era considerato con Liszt il maggiore pianista del suo tempo, e che ben conosceva la Malibran, con cui almeno in due occasioni suonarono alternandosi, lui al pianoforte e lei cantando. Fatto un pianista dalla tecnica che lui strepitosa, ricordato dalla principessa italiana, come con lui le cui mani volavano sul pianoforte, e che poi andò a Napoli e fondò la scuola musicale di Napoli. E De Berlioz, questo pianista Charles Valentin, fu anche maestro di Granados, era professore al conservatorio di Parigi, e ha lasciato delle composizioni che sono ancora completamente inedite, per cui 4 concerti per pianoforte e orchestra. Va bene, ci sono autori e compositori che sono scoperti a distanza di anni e di secoli, come è stato anche ampiamente il caso di Vivaldi, che fino alla Seconda Guerra Mondiale è praticamente uno sconosciuto. A parte questo, sempre restando nella mia dimensione musicale, ho scritto un libretto d'opera, La Tunguska Misteriosa, che, presentando il mio primo libro, invitato da Saltarina a Monselice, a un pubblico di appassionati di lirica, informai dell'esistenza di questo libretto e dissi che se qualcuno era un compositore e voleva comporre un'opera, il libretto era a disposizione, e fui contattato da Vittorio Vedovato, che già un compositore la cui opere sono state debuttate in Russia, il quale nel giro di impiegato 4 anni, esiste attualmente questa opera in 3 atti, sono circa piuttosto lunga, sono 240 minuti stimati di esecuzione. Un'opera che ha tre caratteristiche. Una è dedicata ad eventi naturali più che a passioni umane, vendette, adulteri, amori, eccetera, eccetera, che sono la caratteristica prevalente delle opere attuali. E quindi in questo senso si avvicina ad opere forse come l'Atlantide di De Faia. Secondo, che c'è nel secondo atto, che è un duetto fra un soprano e un mezzo soprano, che sono due sciamane, figlia, madre e figlia sciamana, che discutono di strane sensazioni che hanno, e poi la cosa si conclude con l'esplosione dell'asteroide della Tunguska sul cielo del Siberia. In questo secondo atto ci sono due arie tunguso che io ho ottenuto dal contatto che ho sviluppato con uno studioso di lingue che conosce circa 150 lingue, fra cui la lingua dei tungusi, e mi ha mandato una epica che i tungusi scrissero in tunguso dopo questa esplosione del 1908, che lui ha tradotto in russo e in italiano. La seconda caratteristica è che nel terzo tempo, con riferimento al bombardamento di Monte Cassino, nel terzo tempo c'è la discussione sugli eventi catastrofici fatta da un generale di cavalleria che era presente a Monte Cassino, alla sede di Monte Cassino, e che poi venne a Bergamo a lavorare con me, di origini siciliane. E in questo terzo atto è presente una certa Gina, che ricorda i bombardamenti di Monte Cassino cui lei sfuggì, e poi ricorda l'inizio della sua attività artistica, e la sua attività artistica che è nata nella lirica. Questa Gina Lollobrigida, la cui casa fu distrutta da una bomba, in quei bombardamenti, lei stessa sfuggì per poco una bomba, e poi ha sviluppato un'attività artistica assai lunga, cominciando con la lirica, perché lei fu allieva del maestro di Mario D'Olivero, il maestro Ricci, e
aveva delle possibilità, la Callas insistette perché lei continuasse a studiare la lirica, e nel film La donna più bella del mondo è lei a dare la voce alla protagonista, che è Lina Cavalieri. Lei stessa canta Visitante. Ecco, Regina Lollobrigida appare in questo libro. Io riuscì a contattarla tramite Tosi, che era l'appassionato della Callas, che stava a Venezia, aveva una grandissima collezione di materiale della Callas e voleva realizzare un museo dedicato alla Callas, ma morì prima di completare il suo desiderio. Va bene. Il libro è dedicato alla mia insegnante di pianoforte, che è una delle tre donne che vedete in questa foto. Dunque, loro sono native di Pskov in Russia, che è la città sacra della Russia. Erano tre pianiste. La maggiore di queste, Lidia, conosceva Prokofiev e è stata conosceva poi in Italia Luciano Sciarì, padre dell'attuale direttore della Scala, di cui debuttò le opere pianistiche. Loro erano nate a Pskov, che è una città sacra e antichissima della Russia, città speciale per molti motivi, fra l'altro, sia che riguardano l'epoca di Ivan il Terribile, che riguardano anche l'attuale presidente della Russia, Putin, perché Putin ha un direttore spirituale che è il monaco capo di del monastero principale di Mosca e che è il suo confessore ed è il suo direttore spirituale, e questo signore era uno specialista di sanscrito che si convertì trovandosi a meditare nel famoso monastero di Pskov. A Pskov, che è una città antica e sacra della Russia, si trova un monastero che è noto per un episodio che riguarda Ivan il Terribile. Ivan il Terribile, che ha fatto uccidere centinaia di migliaia di persone, finché fu tormentato dai rimorsi e passò gli ultimi anni della sua vita a chiedere ai monaci della Russia di dire messe in suo suffragio e di pregare per le anime che aveva ucciso, e dopo aver ucciso a Nizhny Novgorod 1000 persone con tortura per ogni giorno lungo 3 settimane perché si erano ribellate a una qualche sua pretesa, andò a Pskov per fare la stessa cosa. Entrò nella città, entrò nel convento dove c'era un monaco molto molto vecchio, e il monaco lo guardò e gli disse: se tu tocchi uno solo dei bambini di Pskov sarai fulminato. In quel momento nel cielo, che era, non c'erano nuvole alte, si sentì un tuono terrificante. Ivan il Terribile si girò, uscì dal convento, uscì con i suoi soldati dalla città che si è salvata. Bene, in questa città questo signore, che era uno studioso di sanscrito, ebbe una conversione e poi divenne monaco ed è il direttore spirituale di Putin. Questa è la città da cui sono venute queste tre signore, che erano tre pianiste, figlie di una pianista, e il ragazzo era figlio di quella sinistra, la Lidia Kirpishev, che ben conosceva Luciano Sciarì, il padre dell'attuale direttore alla Scala. E c'è, una di loro è stata la mia insegnante, e a loro è dedicato questo libro. Bene, in questo libro ci sono 108 incontri, il 108 ha un significato astronomico su cui non posso soffermarmi,
più un bonus di 4. Ecco, l'ultima intervistata è Madeline René, che è un soprano e fu anche notoriamente per 9 anni l'amante di Pavarotti, e attualmente vive a Milano, nel centro di Milano, ha un figlio pianista, eccetera. E niente, c'è la storia di Pavarotti. Si dice, sta scritto, che Pavarotti, lei insisteva che Pavarotti si decidesse di sposarla, però Pavarotti non decideva, e a un certo momento lei, si era a Chicago, Pavarotti si trova in un albergo al 20° piano, lei gli telefona da New York e gli dice: caro Luciano, sappi che io domani mi sposo, ti saluto e così via. Allora Luciano disse: ah, allora io mi uccido, e mise giù il telefono. Allora René telefonò all'albergo e disse: guardate che Pavarotti vuole buttarsi dalla finestra. E la risposta fu: non si preoccupi, dalla finestra Pavarotti non ci passa. Questo in che anno? E guardi, saranno passati un po' di anni, se non ricordo, perché lei poi ha avuto 2 matrimoni, attualmente vive a Milano, vicino alla Scala, fra l'altro. Saranno, dunque, lei era diventata sua allieva, aveva 19 anni, credo, e lui la portò in giro a cantare, in America, in qua di là, comunque. Un po' di anni fa. Prima che si sposasse. Sono ricordato. Certo.